Allora, come avete letto dal titolo, vi faccio vedere i prodotti finiti di questi mesi, eh, che più o meno è da agosto fino a ottobre, più o meno. Per cui vi faccio vedere praticamente tutto quello che ho finito. Però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Eh, se volete lasciatemi un like così ne farò altri di questi video. Se volete se, eh, seguirmi anche su Instagram trovate mh, sempre il mio Instagram sotto in tutti i video oppure qua. Detto questo iniziamo perché sono tantissimi prodotti. Vi dico che eh, se sono promossi, se ve li consiglio. E niente come, ovviamente, faccio sempre negli, nei video dei prodotti finiti. Ok, allora ho messo anche. Sto facendo un casino dalla Madonna, perché alla fine, se non faccio casino, non sono io. Comunque, iniziamo. Allora, ho messo anche una cosa da mangiare. Infatti, vorrei iniziare da quello. Uh, l'ho messa nei prodotti finiti uh, perché ho mischiato un po' di tutto però c'è solo quello ed è questo sono uh, praticamente i cereali ce la faremo ok sono praticamente i cereali uh, extra che praticamente, praticamente sono al cioccolato e nocciole Questi qua di uh, 800 grammi L'ho provati perché erano in promozione se non sbaglio 3 euro. Comunque eh, sono buonissime, ve li consiglio: sono strabuoni, le mettete dentro nel latte, si scioglie il cioccolato e è una bomba. Per cui ve le straconsiglio, se ci sono in promozione, prendeteli in promozione perché conviene. Se ovviamente non sono in promozione, eh, vabbè, io comunque li prendo quando sono in promozione e ve le assicuro: sono strabuone. Uh, mi sono piaciute più queste che queste qua che adesso vi faccio vedere. Queste queste non mi sono piaciute perché uh, si sentiva troppo il lampone e uh, questi erano i frutti rossi, praticamente. Comunque, si è sentito troppo il lampone e non lo so, era. Troppo dolce, non, non mi piaceva tanto, infatti, ho fatto un po' di fatica a finirli. Invece, questi qua il cioccolato nocciola è una bomba. Per cui tra le due e tra quegli altri, che credo che li ho buttati, infatti, ho assaggiato anche la frutta secca, perché c'è n'è un altro di questo che è la frutta secca, neanche la frutta secca mi è piaciuta, per cui l'unici tre che mi sono piaciuti veramente è questo. Per cui questo è promosso e ve lo straconsiglio, cioè promosso sì, in senso che è buonissimo, ve lo straconsiglio. Perché se volete assaggiarli, assaggiateli, però solo il cioccolato e nocciola, poi vabbè se volete assaggiare anche quegli altri, assaggiateli. Però io mm, vi consiglio quelli perché sono molto molto più buoni a confronto degli altri che ho mangiato. Poi ho finito questo qua della Lison Form. Uh, è ottimo, ha un buon odore, si sì, si sì, sente ancora, <ride> lo stavo facendo sentire anche voi, vabbè, non sono comunque. Uccide i batteri fino al 99%. Uh, è disinfettante e uh, è ottimo, per cui non c'è niente da dire. È buono, infatti, ogni tanto noi lo prendiamo. Perché vogliamo provare praticamente tutti? Comunque, buono, ve lo consiglio se lo volete provare. Ma credo che molta per, molte persone credo che lo, lo provano. Poi ho finito il deodorante per ambienti. Questo qua non mi ricordo se l'ho preso. Eh md non lo so, comunque costa pochissimo, 89 centesimi da quello che mi ricordo. Profuma eh, ed limine cattivi odori e questo è muschio bianco. Questo qua è, è promosso, mi piace come odore e eh, ve lo consiglio se lo volete provare, io stringo perché sono troppi prodotti, non voglio che questo video dura tanto. Poi ho finito questo qua, il dent bianco quotidiano. Quella protezione famiglia, questo qua, questo non è male, fa i denti, diciamo bianchi. Ovviamente dovete mm, passarlo un bel po', però mm, non è male, può essere promosso, poi ho finito questo qui delle Oral B. Mm, neanche questo non è male perché non è tanto forte leggermente ed è buono e poi eh, anche per le gengive e per il, le fiacche io adesso ho la fiacca sto usando proprio questo ne ho due che ancora lo devo finire ed è ottimo perché con questo mi aiuta a far passare le fiacche e tutto quello che ho diciamo comunque è buono per cui ve lo consiglio eh, è di 50 ml gli altri questo è di 75 ml che non ve l'ho detto e questo di 300 ml, poi passiamo gli yes, rocher. Allora, eh, ovviamente è un panno per struccarsi. Ce l'ho perché non è che si consuma dopo tre mesi. Io mh, adesso non so quanti mesi sono passati, ma credo poco, lo sto ancora usando. Uh, vi faccio vedere la confezione, che è questa qua per farvi capire comunque, questo panno qui secondo me non è promosso. Lo, diciamo, lo boccio un po' per il semplice fatto che uh, non riesco a levare bene il trucco, cioè faccio fatica e quando lo passo negli occhi mi, mi, da, mi danno fastidio praticamente. Per cui ho capito che l'unico modo è usare solo le salviettine struccanti perché i panni sui miei occhi non vanno bene. Non lo so perché, ma mi fanno male gli occhi. Uh, forse, boh, forse capita solo a me, probabile. Comunque, uh, in poche parole, scusate, ma mi danno fastidio. Ok. Ehm. Um, è un così, così almeno per me eh, non lo ricomprerei perché non mi piace tanto. Eh, L'unica cosa che mi dispiace è che si può usare solo con il trucco leggero, ad esempio questo che ho addosso, che si riesce a levare con l'acqua bollente: lo riesce a levare. Invece quello pesante, che è waterproof, ovviamente non si leva, per cui eh, secondo me non ne vale la pena comprarlo, specialmente che io uso il trucco anche pesante. Poi Andiamo avanti, questo qui della Nidra, saponetta, sapone latte delicato con latte di mandorla, questo è buonissimo, ovviamente ve l'avevo già detto, avevo fatto vedere anche l'acquisto che ho fatto, che avevo preso altri di questi, è di 300 ml, l'odore è stra buono, infatti si sente ancora e a me mi fa impazzire. Ce ne sono due che poi vi farò vedere anche l'altro quando lo finirò, eh, ve lo consiglio perché è... Veramente buono per lavare le mani, per cui ve lo consiglio, specialmente in questi periodi, che è meglio. Poi ho finito questo qui, questo è stato in agosto, alla lavanda, erano 10 per le zanzare. Questo qua non era male perché sapeva di lavanda, l'ho pagato un euro dai cinesi ed è ottimo. Per cui l'anno prossimo se volete prendetelo perché è buonissimo, sa proprio di lavanda, non è male come, come prodotto. Poi sempre menta dente, anche questo qua, floro e menta, non è male, può essere, cioè è buono, in senso è ottimo, per cui ve lo consiglio, sempre uguale a quell'altro, ma cambia che questo qua si sente la menta. Queste salviettine qua della Garnier, che erano 25 salviettine struccanti, se non sbaglio eh, allora sono pelle secche e sensibili, se non sbaglio erano ottimi perché io quando finisco i prodotti poi mi dimentico di fare il video e allora se ne passano eh, un bel po' di mesi e poi non mi ricordo che, se erano buoni o no, comunque l'intelligenza... Comunque, sì, questi qua secondo me li prenderei ancora perché sono buoni. Per cui ve li consiglio. Andiamo veloce. Questo qui, vabbè, questo non c'è niente da dire perché è strabuono. Questo ve lo consiglio, eh, della Garnier. Questo qui è alo aloe vera, il balsamo. Io vi consiglio solo quello dell'aloe vera perché gli altri... È un così, così, ma questo è stra buono sia balsamo che shampoo. Prendetelo perché mh, è stra buono. Capelli lisci, morbidi, di tutto e di più. Poi passiamo a questo acqua micellare formato 400 ml: eh, estratto di malva. Questo è bocciato perché mi bruciavano gli occhi. So, ho fatto un po' di fatica a finirlo, mh, non, non lo sopporto più e non lo comprerò più. Per cui, questo qua, secondo me, è bocciato. Non mi piace e non mi sono trovata bene perché mi bruciavano gli occhi. Poi, io, io pesco a caso. Questo è il secondo, ve l'ho ve fatto vedere e ve l'ho già detto che è promosso, per cui mi sono trovata bene. Poi passiamo. Questo questo è della sephora. Questo qua è promosso, è una bomba, eh, vi lascia la pelle liscia in una maniera assurda, l'odore è strabuono. L'ho pagato se non sbaglio, 8 euro. Questo è di 25 grammi, infatti l'ho usato per più di un mese se non sbaglio. È una maschera, voi lo tenete per 5 minuti, sal di anguria, infatti, l'ho praticamente svuotato perché io oh, svuoto i prodotti che mm, si sente ancora l'odore fa impazzire, eh, ve lo straconsiglio, infatti, lo vorrei ricomprare perché è strabuono. Eh, eh, l'odore è buonissimo! Sal di anguria, in più la pelle ve la lascia bella liscia. Per cui, se volete provarlo, provatelo perché è strabuono. È promosso al 100%. Mi sono trovata bene, stranamente. Questi qui sono promossi, hanno un odore buono. Io ne ho avuti 3 o 4 o 5. Praticamente tutti li ho presi. Eh, gli altri ve li avevo fatti vedere. E anche questi qui sono buonissimi, praticamente hanno un odore buono. Sono di 100 ml. Credo che ci sono anche quelli grandi. Non lo so, però l'odore è stra Io questo lo eh, mix praticamente un po' di tutto. Però ve lo consiglio perché è buonissimo. Poi, ah questo è il dentifricio che vi ho, vi ho fatto vedere la scatoletta. Comunque l'ho finito ed è buono. Forse l'unica cosa che sa un po' troppo di menta. Poi, questa è la scatoletta che volevo farvi vedere perché è troppo bella, solo che non la posso usare perché eh, con, con cosa la uso per cui diciamo che lo butterò, però è molto bella perché c'era praticamente dentro i tre illuminanti che sto ovviamente utilizzando. Per il momento mi sto trovando bene poi vi farò sapere quando li ho finiti comunque dato che mi piaceva la scatoletta, volevo farvi vedere. Poi Pantene. Questo di 3 minuti lisci effetto seta balsamo. Crespi e opachi. Allora, sinceramente io con Pantene sì, mi trovo bene, però è una via di mezzo perché dipende dal balsamo, dallo shampoo e non lo so, comunque non perché lo fa pubblicità a Chiara Ferragni, ma perché l'ho voluto provare per una volta però non credo che lo comprerò, mm, non penso proprio, per cui è un così così. Se lo volete provare provatemelo e fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io lo no, questo è di 150 ml. Comunque ci può stare, cioè è abbastanza così così. Poi questo è quello che avevo fatto vedere, denti bianchi che è promosso. Infatti li fa diventare bianchi. Vi ho fatto vedere la scatoletta se non mi sbaglio prima. Poi questi sono mh, bocciati. Li ho comprati. Non so quanto ho speso. Sono praticamente per anti-imperfezioni. Sono 12, erano 12 così. Li ho messi su. C'avevo i brufoli, quelle cose, puntini, robe varie. Alla fine, sinceramente, non mi ha fatto tanto. Come eh, cioè non mi piacciono e in più non lo voglio più comprare in poche parole, per cui non ve le consiglio perché alla fine non, cioè, a me non mi hanno fatto niente, non ho avuto la differenza tutto qua, poi questo è un NI, così così è praticamente base trucco. Co sì, copio. Correttiva, non so perché mi è venuta quella parola. Comunque, stringiamo: è di Glossip. Eh, ovviamente, vabbè non esiste più Glossip, per cui mh, lo boccio perché non, è, non era tanto un prodotto buono. Per cui è di 30 ml. Ma lascio perdere. Poi questo è il mascara di Nabla. Che se non sbaglio, ce l'ho qua. Ed era promosso, no, non è mascara cavolo. Dico, era la matita che ce l'ho lì, ce lo, lo sto ancora provando, è buona, scrive bene l'unica cosa che ha la punta troppo grossa, e quando passi su diciamo agli occhi, Te lo, ti fa gli occhi tipo come se qualcuno ti ha dato un cazzotto. Per cui praticamente così così però, è buona come matita. E ve la consiglio ovviamente. C'è questo, ma poi vi farò vedere veramente la matita. Poi questi qui li ho presi eh, quando sono andata in Thailandia a Phuket, che sono buoni. Questo qua, questo shampoo qua è molto buono. Peccato che, eh, non, per, per adesso, non posso andare in Thailandia perché no. <ride> diciamo c'è questa cosa qui. però quando ci ritornerei tra due anni, spero mh, lo, lo prendo perché è buono sono dei campioncini anche questo molto buoni peccato perché poi questo qui eh, allora come coprenza zero, cioè in senso non copre niente è buono come colore ma cioè in senso non è male, l'unica cosa che secondo me non ha la coprenza come deve coprire e... così così però l'ho finito scovolino era così non era male però non credo che lo comprerei questo qua della Sephora è il correttore poi passiamo un po' più veloce ho finito eh, il profumo della bottega verde al cocco, questo mi sono trovata bene ed è buonissimo però non credo che c'è ancora Credo che mh, non, non c'è nel negozio, però è buonissimo. Peccato perché era buono come odore e volevo ricomprarlo, però non credo che c'è. Vedremo, andrò a vedere e poi vi farò sapere. Vabbè, sempre questo, come ho già detto, lo shampoo. Poi ti prendo tutto perché se no qua ci mettiamo l'anno prossimo. Ok, ho finito. Cioè, mi mancano pochissimi prodotti. Questo, sempre della Rocher, 50 ml. Questo sarà un campioncino. È uno shampoo. Eh, shampoo, non so di cosa. Comunque questo. Non mi ricordo di cos'era. Cioè, l'odore. Non me lo ricordo. Comunque, è buonissimo. Ve li straconsiglio, lo shampoo della Rocher. Io mi sono trovata bene, specialmente con questi campioccini, sono buoni, anzi perché ce ne vado pazza dei prodotti piccolini così per provarli, così almeno invece di prendere quelli grandi li provo e vediamo se poi sono buoni. Comunque io preferirei questi qua piccolini che comprare quelli giganti. Così almeno li provo tutti e poi vediamo. Però è buonissimi, cioè sono molto buoni, fanno i capelli belli morbidi. Per cui vi straconsiglio lo shampoo, gli shampoo della Roche. Poi passiamo sempre al correttore della L'Oreal. Questo qua mi sono trovata bene, eh, l'ho usato quando sono andata in Telandia a gennaio. E eh, sinceramente è buono, credo che lo ricomprerei. Questo è di 11 ml. La coprenza non è male, non è esagerata, ma è buono come prodotto. Per cui sì, l'unica co cosa forse è il prezzo che è un po' così così. Poi ho finito il balsamo. Il balsamo, ma vabbè. Eh, il burro cacao, perché ho detto il balsamo? Non lo so, vabbè. Eh, il burro che... Cioè io qua me le sto inventando. Il burro cacao mh, alla fragole panna, questo di Alchemil, se non mi sbaglio, l'ho preso al Caritas Shop. Allora, non so perché le parole vengono <ride> così, vabbè, comunque avete capito. Eh, come odore è strabuono, perché, infatti, ok, vabbè, cade tutto, è buonissimo, cioè, lo... Questo no, ovviamente, peccato che i prodotti quando li fanno non riesci a consumarli dentro, devi scavare proprio consumarli. Cioè, a me si piace lasciare questo pochino che non riesco a prenderlo in poche parole. E eh, vabbè, comunque è buonissimo sia comodore e eh, anche perché non secca le labbra ed è buonissimo. Ve li consiglio, costano credo poco, infatti sono vegani non sono attestati sugli animali ed è questo, che molto mi piace è di 5 ml per cui ve lo consiglio, mi sono trovata bene era buonissimo cioè non da mangiare, <ride> però è un ottimo prodotto poi ultimi due prodotti questa matita qui che boccio assolutamente è della Sephora allora le matite dipende ehm, quelle della Sephora perché certi sono buoni e certi fanno cagare, in poche parole questo qui, da come vedete, non l'ho finita perché tutte le volte che io faccio così, cioè la scrivenza è ottima, ma quando io la passo sui miei occhi mi fa male cane che, cioè non ve lo so spiegare, ma giuro, non so perché, ma quando lo metto su fa un male allucinante che non, non riesco proprio a mettere questa matita su, per cui ovviamente non l'ho finita del tutto. L'ho usato un bel po' e poi non ho capito perché. Dopo un po' non sono riuscita uh, a metterlo su perché faceva proprio male. Peccato perché la scrivenza non è male, sono buone, ma dipende dalla matita. L'ultimo prodotto che, che è promosso è questo fondotinta uh, preso da Amazon. Come avete visto anche se non sbaglio nel vlog o uh, non so dove ho, ho comprato altri. Di questi perché mi sono trovata bene. Um, è un fondotinta bianco che voi lo mettete su e poi, anzi, ce l'ho addosso, voi lo mettete su e cambia colore. Ovviamente mh, della vostra pelle. È ottimo, idrata bene, infatti, tutte le volte ho la pelle molto idratante. Mi idrata bene la pelle, per cui. Ve lo consiglio, è di 30 ml, cambia colore, è fatto così a pompetta. Ovviamente ve lo faccio vedere che è bianco. Adesso non so se riesco, allora io ve lo metto qua un pochettino così ve lo faccio vedere se siete interessati. In pratica, adesso non so se si vede, comunque cambia colore quando voi lo mettete su. Ed è ottimo, cioè io l'unico fondotinta che mi trovo bene è questo, infatti come vedete, allora la coprenza mm, non, vi dico che non è buona, cioè in senso che non copre tanto, non copre proprio, cioè non copre, come avete visto non è che copre bene, però è ottimo perché idrata la pelle. Eh, io mi trovo bene, non ci posso fare niente Certe persone l'hanno bocciato Perché ho visto un bel po' di video che l'hanno bocciato Non so perché, forse per la coprenza Però chi se ne frega cioè, Io ho trovato un fondotinta adatto alla mia pelle Al mio colore E mi trovo bene Perché è, è ottimo Punto. Non, non dico niente perché Mi trovo bene Provatelo Se non l'avete provato Fatemi sapere cosa, cosa ne pensate voi di questo E... Non c'è niente da dire perché l'odore non è male, cioè non è che puzza come hanno detto le altre persone. Io non lo so. Forse perché volevano sponsorizzazioni, robe o solo per quello, forse non lo so. Comunque, niente. Questi sono stati i prodotti che ho finito. Scusate se il video è durato tanto. Ma non avevo voglia, cioè, non è che non avevo voglia, è che mh, volevo finirlo subito e non fare una seconda parte perché secondo me è brutto dividere non lo so e allora ho preferito fare così lasciarlo tutto insieme per cui scusate se il video è durato tanto eh, grazie per quelli che l'hanno visto tutto e fino a qui niente fatemi sapere se avete provato questi prodotti quale avete provato quale vi sono piaciuti quale no e non lo so Detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. E sì, meglio che chiudo qua. Per cui, ciao, al prossimo video.